Quindi Valdo di Bonaventura entra in azione? No, io non ho deciso nulla, mi hanno invitato, quando è stato invitato anche il sindaco, sono venuto ad ascoltare, non, per il momento io non ho deciso nulla, ovviamente c'è una proposta da valutare, non, per il momento non è stato deciso nulla, in maniera più assoluta. Quindi mi hanno invitato e sono venuto qui, sto valutando delle offerte, delle situazioni e penso sempre che, come dice il buon D'Alfonso, diceva nella sua intervista ieri, che ci sono elezioni regionali importanti, dice D'Amico batte Marsilio 4-0, ma adesso il problema sono le liste, da fare le liste, e quindi sicuramente diceva proprio D'Alfonso che gli amministratori che hanno buoni consensi devono scendere in campo e dare una mano alla coalizione per cercare di vincere le elezioni, non solo come Presidente del Consiglio ma come liste che sono fondamentali. Quindi si parla di queste situazioni, poi per il momento non è stato deciso nulla. Ma lei alle regionali ci guarda? Assolutamente sì, per il discorso che faceva proprio in generale, chi ha buoni consensi, chi pensa di avere buoni consensi deve scendere in campo e dare una mano alla coalizione di centrosinistra. Un'offerta da valutare, e poi però bisogna anche guardare al comune, quindi se lei dovesse entrare in azione, Egidio in maggioranza. Ma questo lo deciderà sicuramente, a parte io non ho deciso di andare fuori in azione, ma sicuramente Azione sta prendendo una strada, una linea che va verso il centro-sinistra, e quindi di conseguenza penso che la strada sicura è quella che dici io, andare in maggioranza, se qualora dovesse esserci un'attenzione verso questo partito. Di questa proposta cosa le piace? Ma cosa mi piace? Diciamo che è una parte moderata che io poi rappresento in certo senso, anche se poi non è che condivido tutto, ma è normale che sia così. Però ripeto, io al momento non ho ancora preso nessuna decisione, mi hanno invitato e quindi forse sapevo non venivo, perché adesso mi state, la mia presenza qui creato questa curiosità di sapere se è in azione o meno. Per il momento non ho deciso nulla, ci saranno dei passaggi sicuramente, oltretutto io qualsiasi decisione a prendere devo condividerla col mio sindaco, quindi non ho deciso nulla perché devo, in settimana mi incontro col mio sindaco. Ci sono stati dei contatti, così come ci sono tanti contatti con tanti dirigenti e persone, amministratori a livello Italia, a livello regionale, io ho la responsabilità degli enti locali a livello nazionale. Valdo è certamente uno di quegli amministratori che quotidianamente sta nei problemi dei cittadini, sta sul territorio, mi sembra una persona anche competente, un civico, quindi potrebbe avere tutte le caratteristiche, quindi i requisiti per diventare un dirigente di Azione. I matrimoni si fanno in due, la nostra disponibilità c'è, una scelta che spetta a lui, lo vedo che è arrivato qui questa mattina, sono contento della sua presenza anche come penso delegato e rappresentante dell'amministrazione comunale.